Italia, buongiorno, bentornati. Io ho poca energia oggi, non ce la posso fare perché mi sono alzato prestissimo, perché oggi è venuto il tecnico, sono venuti lì Cucavi, attaccano, hanno fatto un casino, meno male. Basta, contegno, sono contento, basta. Bentornati. Allora, io sono contento. Dai, mi metto anche a schermo intero. Quanto mi era mancato tutto questo. Manca delle luci anche. Ok, manca questa forse. Perfetto, non so più fare le live. Grazie Armadio 26, si è abbonato 7 mesi, finalmente. Grazie, finalmente è tornata la linea. Va come le sassate. Va troppo, anche troppo. Va troppo. Hanno messo un cavo nuovo, l'hanno attaccato. Che casino, mamma mia. Sono alzato stamani, saltavo. Gli volevo fare l'applauso alla finestra, poi ho detto no, via. Sono contento. La linea finalmente è tornata come è sempre andata, prima che ci fosse il disastro, ovviamente. Sì, perfetto, tutto caricato. Oh, maratona, guarda, ci starebbe. Vediamo un po'. Stasera mi piacerebbe fare Tomb Raider, però ora intanto io, appena hanno attaccato, ho aggiornato tutto. Windows, iPad, iPhone, anche il watch ho aggiornato. Non l'aggiornavo da due settimane. Io era 3 settimane che non facevo vita, non potevo più streamare, non potevo fare un potevo sì guardare qualcosa, ma andava veramente lento. A volte anche per aprire una pagina di un sito qualsiasi ci stava, arrivava le immagini proprio zzz, come nella 56K. Via. Meno male. Mi si è aggiornata la vita, sì. Mi è mancato tutto questo. Più che altro mi ha fatto rendere conto di quanto sia importante per me fa Twitch, fa le live, stare in live qui. Che cazzo. Anzi, lo devo guardare così. Come? Come c'è? C'è? Ma sei scemo? Cosa? Ma come c'è 50 euro? Ma così? Ma hai sbagliato? Volevi fare 15? Eurega. Grazie. Li do ai tecnici. Li do ai tecnici come mancia. Un minuto. Un euro per ogni minuto di attesa. Vabbè, vale visi se è lì. Ma no, quando alle 2, no, nemmeno all'1:30, io ho detto oh, oggi fa la live speciale. Lei è dall'1:30 lì che batte l'ova. Oh, allora quando vai in live? Un attimo. Andiamo, non mi fate impazzire subito. Vi metto gli occhialini, dai. Oggi sono idiota totalmente. Ho anche bevuto per darmi un attimo, perché mi sono alzato presto, ragazzi. Non sono abituato a alzarmi presto. Sono andato anche in palestra, non ce la posso fare. Domani sono così, no? Allora, apri e chiudi YouTube 100 volte. Funziona tutto. Ti rendi conto che adesso, mentre sto streamando, mi si sta aggiornando. Guarda, aspetta, mi si sta aggiornando. Ma è partito l'aggiornamento di Fortnite. Sto scaricando 15 giga Mentre streamo. Ti rendi conto? C'è la linea, guarda, posso anche far così. Non gliene frega niente a nessuno. Ho messo l'upload a 10.000. In queste settimane, se streamavo a più di 2, non andava un cazzo. Ma ti rendi conto? Io sono proprio euforico. Giovanni ne avrebbe donati 500. Donate, ragazzi, donate, che tanto c'ho da pagare le tasse. Quindi donate 502 ora su CTR. Se sta, sì. 502, è vero. Quindi hanno accumulato le ore PS5 e PS4. Minchia. Comunque voglio fare un video, lo farò in questi giorni, penso. Un video, uno su tutti i trofei che ho e uno su tutti, proprio sulle le tempistiche di gioco, come fece Mike Scioscia qualche tempo fa. Lo voglio fare anch'io, un video dove dico ho giocato 17 ore su Assassin's Playroom. Lo voglio fare. Tanto sono l'unico al mondo ad avere 2 installazioni di Christine Lambo. Va bene, ci piace questa schifezza, ci piace. Come fa ad avere quell'avatar di Crash?
No, quell'avatar di Crash in realtà non è un avatar, lo metti da PC. Io ho preso un PNG, è un PNG che ho caricato da PC, perché non è l'avatar, in realtà è l'avatar del profilo, perché se vedi l'avatar è Jack, l'avatar del PSN è Jack, mentre l'icona, la foto del profilo è un PNG di Crash. Ah, sono contento! Stavo giocando a rimpiattino con il mio lupo Farley. Ok, buon pomeriggio. I trofei non contano, sono summit. No, invece contano. Lo Zero Play sto mese salta. Allora, ovviamente è stato veramente un mese di merda. Qui puro quo totale, ma sputtanato completamente i piani. C'è ancora da fare Metroid. Ormai vabbè. E qui, a parte, è stato proprio anche demoralizzante. Proprio è stato brutto, proprio. E quindi sì, saltare no. Però allora, il progetto che ho adesso è molteplice. I progetti sono molteplici. Allora, io vorrei fare in live Crash to Insanity, registrato però che poi diventa un gameplay. Parallelamente, fare in live Crash Nitro Kart, registrato che diventa gameplay di Nitro Kart. E parallelamente Zero Play di Nitro Kart. Poi, fatto tutto questo, vediamo dove si va a finire, però dopodiché vorrei passare a Jack 2. Però per ora ci sarebbe questa idea qua, di streamare Twinsanity e Nitro Kart e fare gameplay e Zero Play insieme. Gameplay ovviamente così, non come facevo una volta, però gameplay tipo quelli di Titans l'anno scorso. Ci piacciono questi progetti, è impazzito. No, in realtà si tratta solo di streamare. Ovviamente c'è anche da finire Toy Story. Tomb Raider che... Tomb Raider è rimasto lì e a quest'ora dovevo aver già finito anche il 3. Invece siamo in ritardo. Si è proprio smerdato tutto. Perso quasi un mese. Vabbè. Quindi magari stasera si fa Tomb Raider. Boh, vediamo in che modo arrivo stasera. Perché non so, con questo ritmo stasera esplodo. Si parte gasati dopo questa ripresa. Ma tu mi doni tutti quei soldi e io per forza devo mettere sul piatto un quantitativo di promesse che spero di mantenere. Siamo gasatissimi, sì, sei diventato una persona seria. Ecco, giusto, che ne pensi di Lost Frontier su PlayStation Plus? Fra parentesi, ci prendono per il culo. Anche di quello farò il gameplay in live e su YouTube. Massimizziamo. Il 19 marzo, hanno annunciato ieri, metteranno Jack and Dexter Lost Frontier su Twitch, sul PlayStation Store. A presa di culo! Perché loro dovrebbero prima mettere Dexter. No, Dexter non lo mettono, se lo servono lì lo tengono come esca. Sai come il bastone con la carota Koshui? Mettono il 19 marzo, che quindi è... martedì prossimo. Attenzione, martedì. Credevo fosse più là. Martedì prossimo mettono Jack and Dexter The Lost Frontier sul Plus. Quindi noi lo giochiamo in live, giusto per riprendere la one shot che si fece nel 2022, mi pare. Si gioca in live, registro i gameplay e ci faccio i gameplay su YouTube. Ok. Poi Twinsanity, poi c'è NK. Quindi insomma c'è tanta roba in ballo. Però bisogna massimizzare, perché qui ragazzi non se ne esce. Io mi sono reso conto che tanti video da youtuber io li so fa, va bene. Io o fo le cose impegnative, debordanti come le Zero Play, o fo i video di merda come i gameplay di The Lost Frontier. Quindi va bene. Allora, abbiamo molta carne al fuoco, sì. Frontier ho già giocato pure nel 2022. Sì, però nel 2022 fu una one shot. Stavolta si potrebbe giocarlo tutto. Potrebbe diventare divertente, ma anche no, quindi non lo so. The Lost Frontier sarà la versione PSP. Ah sì? Che è meglio o peggio della PS2? Io credo che quella PS2 sia peggio, però non lo so. Non lo so, ragazzi, ma non me ne frega nulla di pensare a quella merda, per l'amor del cielo. Un mese di live tutti i giorni si recupera. Sì, sì, devo recuperare un po' perché sì. Lo Zero Play di Enter the Dragonfly. Un attimo, una cosa alla volta. Una cosa alla volta, perché già ho messo troppa carne al fuoco, sennò si brucia tutto. Quindi, però... Anche lo Zero Play di Enter Dragonfly lo voglio fare quest'anno. Vediamo come si... Per ora la precedenza è CNK.
E vorrei oddio, fra Spyro 4, cioè Enter the Dragonfly e Jack 2, forse sarebbe meglio dare la precedenza a Spyro, però anche Jack 2 va fatto perché è due anni anche lì che lo rimando, quindi Zero Play di Rayman 3 no, Zero Play di Rayman 3 non me ne frega niente per ora. Manca la chat a schermo, ha ragione, ha ragione. Mouse, perché non vai? Non ci arrivo stasera io, questi, ma poi deve venire il prete a dare la benedizione, io urlo din don dan. E ciao Rico, come va? Grazie, 30 mesi Dexin. Grazie. Io una mi sembra da me, ma abbiano fatto una pera veramente di zucchero proprio. Fai uno speed test. Se faccio uno speed test si vede il mio IP però, vero? È vero? Si vede l'IP. Ma ve lo posso fare col telefono, Tanto qui. Tanto vi si può le sciarà. Si può le sciarà. Si sciarà. Guarda. Solo che non voglio far vedere l'IP. Non so se si vede. No, non si vede. Non si vede mia l'IP. Vabbè, ora sto streamando. Sto scaricando l'aggiornamento di Fortnite. Guarda lì, guarda lì. Guarda lì. Guarda lì. Prima andava a 60, Vediamo in upload. Ma si vede mia l'IP? No, non si vede, non si vede. Cioè, ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Per ora ho Vodafone, però io ho già fatto la richiesta per mettere Team, perché mi hanno fatto talmente schifo Vodafone che non me ne frega se funziona. Io torno a Team, basta. Mi hanno fatto proprio... Tra l'altro, la notizia di oggi che Vodafone è stata acquisita al 100% da Fastweb. Non so se avete visto. Notizia proprio di oggi... Va bene, bene. Fastweb, in realtà non è Fastweb, è un'azienda Swisscom che è proprietaria di Fastweb, che rileva il 100% di Vodafone Italia. Quindi Vodafone in Italia sparirà da qui a 5 anni. Team fa cagare. Sì, ma la linea è di Team e l'assistenza di Team in genere funziona. Cioè, io veramente in questi giorni l'assistenza di Vodafone mi ha fatto uno schifo che non avete idea. Non c'è versi mai di parlare con gente competente, di chiedi le cose, ti dicono sì sì e poi non è vero nulla, vai a vedere sul sito, sul profilo, le cose che ti dicono che ti hanno attivato non ci sono, fa una richiesta, ti dicono sì sì, vai a vedere nelle segnalazioni, la richiesta non c'è, uno schifo, chi ha detto basta, funziona la linea sì, ma io torno a Team lo stesso, è andata in culo voi... E chi, no, chi vi compra, magari la migliore. Tra l'altro, se l'hanno rilevata, se io mi sono posto questa, cioè, ho detto, ma se Fastweb ha comprato Vodafone, vuol dire che dentro Vodafone non tira una bella aria. Quindi questo potrebbe giustificare tutti questi schifezze. Vabbè, l'assistenza Team fa pena. Non è vero, non è vero. Fa pena, prova quella di Vodafone. E poi ti rendi conto di cos'è la vera pena. Perché, guarda, vabbè. Andiamo. Non ci interessano queste disquisizioni tecniche. Io che guardo a 160 piccola linea DSL, va bene. Va bene. Allora, non vedevo questo Enrico pazzo da tempo. No, è il whisky. Penny's Breakaway non è un granché. E infatti io non l'ho preso per quello. Lo volevo prendere, poi ho visto tutti l'hanno provato, dicevo che ho detto prima di spendere 29 euro, vediamo. Ritorneranno mai le live su Back in Time? Se mai arriverà il grande aggiornamento, se fa un aggiornamentone sì, magari sì, un aggiornamentone si fa una live, una però. Whisky dopo pranzo, ma perché, ti ho detto, mi sono alzata all'8 stamani, sono stanco, mi sono anche zanda anche in palestra, ho fatto il buono, guarda là, i bicipiti e sono stanco, non era un programma questa live, quindi ho detto beviamo una cosa così mi tiro un po' su, se non dovesse tirarmi su abbastanza c'ho pronta anche la striscia di coca. No, non è vero, non è vero. Coca-Cola. Cioè, come coma stai? Quasi in coma. Che succede? Cos'è uscito? Che ti resi in due? Sì, l'aggiornamento che hanno messo Spiro, no, c'è già, quindi non lo so, non so cosa dire. Il 50% dell'adrenalina è data dalla soundtrack di CDR. Perché io ho messo CDR? Oddio, mi si è rotta la penna. Perché il buon Cenere Mist ha detto che si è fissato in questi giorni con le sfide dell'anelli, cose che io non ho mai giocato neanche ai tempi. Ma guarda là, si è incriccata la penna. Ma ora c'è Vale Viti. Invece fa la live, stai lì a incriccare la penna.
come mai questo ritorno? Perché per festeggiare bisognava fare. Fammi vedere il pit stop. C'ho 1600 monete. Cosa posso comprare? Un cazzo. Perfetto. Andiamo a vedere la sfida dell'anello. La caccia dell'anello. Che non so perché. No, Rocca Cortex, Isola Infernale. Vai, Isola Infernale per CNK. C'è delle miste che si è un po' fissato con questa cosa qua. Se sei casuale. Mamma mia, mi sta arrivando l'abbiocco post-prandiale. L'online è ancora bloccato, non lo so, non mi interessa, basta. Ho finito lo spumante e stappato alla luce che squadra. La pista croca! No. Non posso lamentarmi troppo perché mi sto preparando per andare a lavorare. Immagino lei che si prepara per andare a lavorare. Mi devo mettere le calze, devo andare a lavorare. Guarda la cara, che vita che devo fare. Mi devo mettere. Ma perché? Oggi è giovedì, ma non poteva essere martedì. No, in realtà è venerdì. Vabbè. Scusate, ragazzi, sono di fuori. Vai! No, fa schifo. Mi devo calmare. Un pollo! No, volevo il pollo. Dai, su. Fanno tutti schifo questi kart. Dai, Coco stupidina. Aia. Occhio veri che poi Vale ti banna dalla mia live. Sono salvo, sì, sono vivo. Mi è tornata la linea. Sono contento. Ma sono un po' pallido. Non capisco se è la luce. Cosa c'è Windows? Che vuole fare l'aggiornamento? Sta calmo. Riavvio fra 5 minuti. No! Oh, bimbi, se mi si riavvia il computer è Windows, eh. Cioè, mi ha scaricato di tutto. Allora. Carmi, fermi insieme. Aspetta, fermi. Che qui se no mi si spenge tutto. Io devo stare veramente attento a quello che faccio in questo sistema. Riavvio in sospeso. Ok, non dovrebbe riavviarsi in automatico. Fammi spengere sta luce che sennò davvero addio. Mi sei mancato. Mettiamo la luce un po' più bassa. Ok, così le mie pupille ringraziano. Ho scoperto di avere un tumore. Oddio. Mi dispiace. Dove? Ero senza cuffie. Mia mamma ti ha sentito urlare e si è spaventata. Fatto bene. È tutto normale. Ma infatti se cioè ora... ora si fa settore di live dove devi battere tutti gli sviluppatori. No. Allora, io questa modalità degli anelli non l'ho fatta neanche ai tempi. Cioè, l'ho fatta, però tipo... Ecco. L'ho provata, fatta due giri e basta. Invece Cinemiste ci si è infognato e ha detto che è fantastica. Quindi infogniamoci anche noi. Allora, io non ci gioco da un bel po', quindi non mi... infatti non so più giocare, vedi. Devo un attimo riprendere la... Sono in pausa da lavoro 5 minuti, non me li ruba nessuno. Allora io sto 5 minuti fermo. Oh. Fermo così. Tra una settimana il Plus Premium metteranno Jack and Dex Lost Frontier. Sì, si è già detto, spero aver platino, lo scopriremo perché ci farò le live e i gameplay. Quindi. Dai. Oh, ci ho fatto. Cazzo. No. Sarebbe da provarlo online. Dovresti essere sempre in quelle condizioni pietose di prima. Madonna, che spettacolo. Cazzo. Ma devo anche Non c'è il limite di tempo. O meglio, gli anelli aumentano il limite. Non lasciato. Ah! Quindi praticamente si tratta di andare avanti in eterno finché io non azzero il timer. Più anelli riesco a prendere, più punteggio faccio. Capito? Ho capito, non c'è una sfida a tempo. Cioè c'è, ma è... Ho capito.
Sì, ma mi è già venuta una noia però, eh. È tutto uguale, è tutto così. Finito l'aggiornamento di forte, ora si installa Marcus Arthur, si aggiorna Marcus Arthur. Bisogna sfruttare la linea tutto al massimo. Boia, Blue Fire è tutto spiano. Oh, io arrivo a 5 e poi basta, eh. Cioè, mi è già un po' venuta a noi. Sono a 113 tra l'altro. Ma è tutto uguale. Cosa dici, scenere miste? È tutto uguale. Cioè, bellino, sì, però... Boh. Vabbè che c'è la classifica. Bisogna vedere un po' quanto si fa, però... Sinceramente... Basta! Ma oltretutto non finisce mai più! Che giustamente, essendo sempre... Essendo io bravo... Sì, vabbè, come non detto... Ma cos'è? Ma perché? Da un occhio alla classifica! Ci sei, Cenere? Ho capito, ma è tutto uguale! Non finisce mai più! Non finisce mai più! Però vedi... Ma non ho capito, io vado... Ah, ho capito, vado sempre più veloce, credo. No, mi dà un Blue Fire. Non capisco. Non lo so. 168. Quanto devo arrivare? Non posso mettere tutta la sera a fare questa cosa qui. Non è uguale, cambiano le traiettorie. Come cambiano le traiettorie? Mi sembra sempre uguale dal primo giro. Io caro... Che fa? Boh, vabbè, sono imbarazzato. Però aspetta, 10, 9, 8. Mi dà sempre meno tempo, vedrai. Mi danno sempre meno tempo a mano che va avanti col colore. Sì. Vedi. Ah, diventano più piccoli anche, ok. Allora cede la sfida, effettivamente, morto. È così che si fa. Totale 29.425,2. L'online va decentemente negli ultimi tempi, com'è possibile? Mi sembra strano. E quindi? Ma a me mi è già una noia, come fanno gli arti? Io quasi quasi lo ristallo, ma perché forse sono ora in un momento di eccitamento. Vediamo la classifica. Dov'è? Record? Online! Caccia gli anelli, giocatori tutti. Aspetta, pista bonus. No, aspetta, dov'è? Caccia tre carte, sono infernale, vediamo. Guarda come va veloce. Io, cosa? 10.700. Non c'è un modo per arrivare direttamente. Minchia, 10.000. Mettilo a 60, non si può. Io sto streamando a 60. Ma cresce, Andrea, siamo troppo 300. Ma effettivamente, ma quanto deve durare allora un round, diciamo? Fa vedere. Insanity Beach by Crash. Dark Crash. No, prova a tempo. Ecco, ora sta arrivando la biocco. Lo sento. 562 millesimo. Va bene. Scaliamo la classifica. Mi posso mettere in un posto un po'... Ah, mi metto qui, sì, dai, mi metto qui. Va bene, proviamo. Rompo nel gioco per fare il record.
Non era estinto questo gioco, si vede, no? Preferisti un GTR 2 o un DLC su questo? GTR 2 nel senso Crash Team Racing, non Crash Team Rumble. GTR, secondo me arriverà GTR 2, che non si chiamerà GTR 2. Boh, mi sono spento nel giro di 5 minuti. Madonna. Senti, mi fai mettere un kart decente, perché qui se no ci si sta fino a stasera a scegliere cartini brutti. Mettiamo il basic. Oh, così. Ruote. Qual era? Quelle mi garbavano? Queste? Mettiamo queste, vai. Queste, colore blu. Questo. Lasciamo Tini, vai. Personaggi. Piro, vai. Diamo Piro. Sì. Vai. E te giochi, metti la canzone di Annalisa. No. Ha esaurito la caffeina. No, è che, cioè, ho urlato per un quarto d'ora. È normale. No, di più, per 20 minuti. Normale, poi mi metto a giocare e mi stono. Mettiamo un po' di... Ho dormito un po', sia oggi che ieri, sicché... Beviti la camomilla, sì, così mi addormento. Dai, su! Oh! No, anche perché... non mi voglio favore, se c'è gente fuori, basta. Allora... Quanto dovevo fare? Non mi ricordo. Però ero a... 800.000, 300.000, quant'ero? Madonna, sto gioco certo non sembra... Cioè, non è invecchiato granché. È ancora veramente bello. Quest'anno fa 5 anni. Che spettacolo. Oh... Sembra uscito ieri. Allora, ieri. No. Ieri no, però. Peccato non va a 60, se no appunto sarebbe ancora più notevole. Oh cazzo. Ah! Va bene. Però ci mette un po' prima di diventare parecchio spinto. All'inizio c'è un sacco di giri con l'anelli grossi. Grazie! Zeno Clemente, io non vedo l'ora che CTR esca sul Game Pass. Così ritornano un bel po' di player. No, non credo. Beh, oddio, boh, non lo so. Oddio, se lo mettessero sul Game Pass non aspetterei un aggiornamento, però. Sarebbe un po' criminale non farlo. Ma chi è che mi rompe coglioni? Non mi rompete i coglioni, mi sai, basta! Scusate. Voto a Rift Apart? 10. 9, no. Secondo te Activision si ricorderà ancora di aver fatto uscire questo gioco? No, non si ricorda più. Per farlo tornare attivo bisogna patcharlo. Sì, appunto. Se lo metto su Game Pass, una patch me l'aspetto. Sono sbrudolanz. Al terzo giro comincia a darti il blue fire. Inizia sempre facile, ma diventa estremamente hardcore. Se arrivi al decimo giro è notevolissimo. Ok. Sì, infatti ho visto prima che si è ristretto tutto. Si ristringono proprio l'anelli. Allora, mi sono schizzato tutto. Ma si può le fa così, guarda i lavori. Mi sono bagnato nemmeno sbrodolino. Ma guarda là. Guarda i lavori. Madonna, ragazzi, non hai acqua. È fresca, sì. Devo bere. Una fluidità assurda per essere a 30. Sì, è vero. È assurdo. Non siamo neanche a 30. Incredibile. Non si può. Voglio un energy drink. Lo fai, minchia.
Mamma mia, che bellezza. Ti sei emozionato? No, mi è uscito dalla bocca proprio perché sono un vecchio putrido. Vai! Ma alziamo il volume di questa sfida immensa. Su, mettiamolo così. Oh. Sicuro che era acqua, cosa doveva essere? Mario Kart è sempre vivo. Vabbè, sì, ovvio, Mario Kart, c'è mia moto, con la moto che dice oh, il supporto, e il supporto di mio giochino deve essere impeccabile, impeccabile. So perché mia moto è diventata tedesco, però va bene, va bene. Mentre Activision non ha nessun mia moto, Activision ragiona per fatture. Activision ha le fatture che governano tutto e dice ah! E basta. Oh ragazzi, oggi prendetemi così oggi, non sono... Ma non si vedono sti ossini gialli! Oh, come due! No! Oh, ma qui si abbonano tutti! Aspetta, no, first best, non... Porca madonna! C'è 50.000, eh! Ero a 800.000, bene! Chi si è abbonato? Kylo, 49 mesi. Ma buon pomeriggio, chi si dice qui? Com'è questa nuova rete? La nuova rete va! Va sodo la rete! Va a 60! Ho scaricato di tutto! Ho già scaricato 15 giga di roba! Di più! Se mia moto ha la moto, allora Activision ha la Vision. Questa è la community che mi merito io. La rete che va a 60 fps? Sì. Sei nato nel 2003. Quanti anni ha un 2003? 19, mamma. No, 21. Mamma mia. Mamma mia. Facciamo una storia. Mi è già venuta a noi questa modalità. La storia? Come la storia? Ah, la storia del gioco. No, a me non mi è venuta a noia. Oh, e se no cosa faccio? Se non metto The Last of Us. Io stasera, oggi mi sa che streamo finché non svengo. Quindi bisogna recuperare. Bisogna recuperare tempo di streaming e abbonamenti. Grazie, abbonatevi. Forza, abbonamenti. Abbonatevi. Che non ho niente da offrire, ma voi offrite a me. Grazie. Grazie. Ah, però aspetta, stasera si fa Tomb Raider, vero? Come mai un 2003 come te gioca roba anni 90? Io non sono un 2003 infatti. Ho ricordato che ho 21 anni, mi sembra ieri che non ho fatto 18. A me mi sembra ieri che non ho fatto 18. No, in realtà no, non è vero. Non mi ricordo nulla. Prossimo tentativo, può entrare la musica originale? No! Mettiamola subito. Ricordo ancora le smadonate per le reliquie di Platinum Pista Cloaca, sì. Il fatto è che vedi, CTR è un gioco che cattura l'attenzione, quindi poi mentre gioco non chiacchiero, quindi io mi dovete prendere così. O gioco o si chiacchiera, si è fatto il chino, ma non so, non ho argomenti, non mi sono preparato un cazzo, quindi io sono ancora in riabilitazione dopo questo mese di assenza forzata. Madonna, bello però. Madonna. Cioè, Canadian Guy lo sa fare questo? Sa fare queste cose, Canadian Guy? Oh! Ma che spettacolo! Cioè, quando ti fai catturare dal flow, è una cosa assurda! Ma poi vai a crescere con Blue Fire e fuori di testa! Quanti giri ha fatto Cenemiste per arrivare in top 300? Con Tedarian Guy?
No, Cazion! No! Non è vero, ho sbagliato! 9 completi e parte del decimo? Ah, non è finito il decimo addirittura? Sono a 6. Io caro. Merda, merda. Effettivamente appena rallenti perdi subito secondi, eh. 7. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, non posso distrarre, incredibile. Grazie Davide, 2612, 32 mesi. Oh, ma che è sto streaming pomeridiano? È lo streaming del ritorno della linea! È tornata la linea! Salve. Samu è ancora lì che ha fatto il record del mondo. Sul manuale del gioco c'è scritto che si mette in tre sfinici. Zerfè dice, credo come sta andando con la nuova copertina. Un po' meglio, ma non tanto. Non tanto, ma un pochino meglio. Però è segno che... cioè, allora, c'è tutto... Per esempio, in questi giorni ho sperimentato un po' con gli short, no? E io mi sono... Però la chat qui rompe coglioni. Aspetta, la metto così, ma non si legge. La metto qua, va bene. Tanto sta live andrà perduta, penso. La metto qua, dai. Ma voi vedete bene? Perché io vedo un po' a scatti. Fammi vedere. No, ok, ok, ok. E dicevo... Cosa dicevo? Boh, mi ricordo più. Che ci sono dei preconcetti che i social media manager prendono per oro, per assodato. Mentre io mi sto rendendo conto, in realtà... C'è tanta gente nel web che lo dice, sono tanti video di gente che analizza internet, YouTube, i social, e lo dicono tanti, che non ci sono regole. Benché tutti pensano che la copertina influisca su un video, al punto addirittura che una copertina riesce ad ammazzarti un video, ci sono anche tanti che dicono che non è vero un cazzo. Soprattutto con gli ultimi aggiornamenti di YouTube, dove tra l'altro su YouTube, grazie Yecom, diventavo canonico per 3 mesi, grazie. No, ti metto in bella mostra. Per esempio con gli ultimi aggiornamenti di YouTube, dove te sull'app ti appare il video e inizia in autoplay. Quindi il video lo vedi subito praticamente. Praticamente ormai siamo arrivati al punto che la copertina non serve neanche più. Quindi dire che una copertina svolta completamente il risultato di un video di sicuro può influire, per carità. Quando ti arriva un video nei correlati, una copertina più bella attira l'attenzione di più. Però non credo che faccia così tanto la differenza. Cioè, quello che fa andare bene un video è magari il pregresso del creator, la community che ha, insomma, tante cose. Cioè, fare uno zero play e dire che quella copertina lì l'ha penalizzato... No, non credo sia possibile. Poi, comunque, il video è andato bene. Ora, con questa copertina nuova, mi sembra un... Ma proprio un pelino, proprio... Non lo so, boh, avrà preso il 2% in più, ma forse bisogna aspettare un mesetto. Fra un mesetto c'ho più dati e potrò compararli. Poi il discorso dei reel, dei sottotitoli, non sottotitoli, anche lì è un po' che io sto ragionando su questa cosa dei sottotitoli. Secondo me i sottotitoli, quelli davvero penalizzano un video. Però dipende dal video, dipende dal creator, dipende da tante cose anche lì. Quindi non lo so. Effettivamente è vero che ci sono tanti short che si guardano magari proprio a volume spento. Però dipende che short sono. Short di notizie, sì, short, una notizia la guardi a volume spento. Ma uno short di un comico che ti va a far ridere, non lo guardi a volume spento. Piuttosto lo metti da parte e lo riguardi dopo. Quindi non lo so. Vabbè, insomma, chiuso il discorso. No, fanculo. Questa penalità ci costerà 51 anni. Arrivederci Interstellar, madonna ragazzi. Non lascio la visione a tunnel, vado là.
Che spettacolo. Ma ci sarà un posto dove si noleggia il kart e si può andare sulla spiaggia col kart? Ci voglio andare io. Vada là, vada là. Madonna, madonna. Oh, diventa veramente impossibile, eh. Il settimo giro. Per il settimo giro un po'. Ecco, gli anellini di Totano. Donna, donna, donna. No! 8, era l'ottavo. Mancare un anello all'ottavo giro ti costa l'intero tentativo, Dio. Che intendi per i sottotitoli ti penalizzano? Che secondo me tanti sottotitoli infastidiscono lo spettatore, lo distraggono. E quindi lo spettatore è più incline a mollarlo, lo short. Comunque, io ho visto che sono degli short senza sottotitoli che mi sono andati benissimo e altri short con sottotitoli che sono andati malissimo. Male, malissimo no, male. Non lo so, io sto ancora facendo dei tentativi, non è che, cioè, può darsi che mi sbaglio, non è detto che abbia ragione. Per esempio oggi ho messo un altro short, vediamo un po' come sta andando male, e questo è senza sottotitoli, quindi può darsi che... Allora, la soluzione è mettere un gameplay di Subway Surfers. No, in realtà ci sono trend che stanno dimostrando che finalmente... si chiama addirittura retention editing, cioè il montaggio fatto apposta serrato per intrattenere l'attenzione del pubblico, stia andando scemando. Meno male, sempre è stato sostenitore che il retention editing sia sbagliato, e infatti. Cosa pensi della nuova schermata di spegnimento della PS5? Molto figa, sì, con le lucine laterali, molto bella, sì. Allora, recupero un po' di commenti. Ho sperimentato una delle cose che conta di più nel video, la percentuale media guardata, esatto, sì. Il watch time alla fine. Meglio concentrarsi sul video, però le copertine che fai tu sono troppo iconiche. Vabbè, non tutte. Tipo l'ultima del gameplay Tomb Raider fa schifo. Quindi. Però ecco, quello lì magari è il titolo. Uno che non gliene frega nulla di Lara Croft dice boh. Quindi, vabbè. Gente come Mr. Beast, ma semplicemente Michele Molteni dicono che conta tanto, conterà tanto. Io sono dell'idea che Mr. Beast avrebbe avuto successo anche senza le copertine che fa. Proprio ne sono sicuro. Chiaro, bisognerebbe provarlo, ma non è che Mr. Beast ha avuto successo per le copertine. Mr. Beast ha avuto successo perché ha iniziato a buttare soldi sugli streamer, butta soldi alle donazioni, ha iniziato a risuonare il nome, e Mr. Beast è diventato quello che ha i soldi e che investe i soldi, che regala soldi. Infatti ha fatto un sacco di video dove regala soldi, dove compra le cose alla gente, quindi la gente clicca Mr. Beast perché è Mr. Beast. Non è che mettendo l'icona, cioè come si chiama, la copertina con Mr. Beast con dentini così, la gente lo clicca perché quello. È chiaro, facendo tutte le copertine in un certo modo si crea un branding e quindi diventa riconoscibile, ma è diverso quello. Non è che la gente clicca perché è attirato dalla copertina, la gente clicca perché riconosce il brand. È un altro discorso. E lì non è la potenza della copertina, non è la copertina bella, è che ha creato un brand incredibile. E lo stesso Michele Molteni. Se domani Michele Molteni cambia completamente stile di copertine, le visite le fa lo stesso. Ma di sicuro, guarda, ma ci puoi scommettere. Ogni volta che gli anelli diventano più piccoli devi anche ricalibrare i salti in base alle dimensioni. Lo so, l'ho visto. Cambia proprio la hitbox. Fate, ciao. Secondo me i sottotitoli sono utili quando bisogna concentrarsi su ciò che viene detto. Se però vengono mostrati contenuti o anche giochi, diventano una distrazione. Infatti, secondo me, anche proprio tanti contenuti per ridere vengono penalizzati. Secondo me le sottotitoli vanno bene per le news, per le cose dove non sei collegato a un personaggio. Insomma, sono proprio informazioni. Vabbè, cos'è oggi? Matt! Anche qualche mese, siamo a 3 anni, grazie Matt. E Runer, siamo nato 26 mesi, Matt 30 mesi, grazie. Vai, oggi
No, che non ha avuto successo grazie alle copertine, ma sono influenti. Non lo so. Un tempo ti avrei dato ragione, ma ora soprattutto che c'è l'autoplay su YouTube, io non ci metterei la mano sul fuoco. Secondo me Michele Morteni potrebbe fare tranquillamente un Mr. Beast, cioè una copertina nera con scritto Molteni in alto di bianco col titolo del video nella copertina, farebbe gli stessi numeri. Oh, poi diteli di provare e si vede. Io fossi Michele Morteni un test del genere lo farei, proprio per levarmi lo sfizio. Non sto dicendo che bisogna fare copertine di merda. No, ma Michele, sì, è chiaro, non sto dicendo che bisogna fare copertine di merda, però sto dicendo che ormai le copertine stanno diventando influenti. Grazie Fate, siamo a 17 mesi, bentornato alla connessione, grazie. Io intanto mi sto un attimo, ho dei picchi di umore, sono proprio bipolare oggi, quindi c'ho la gola già a puttane. Mamma mia che bella live, oh, hai visto, ne valeva la pena rompecoglioni 2 ore, e allora perché? E poi mamma mia che bella live, oh, meno male. A me non frega niente la Croft, ma l'ho visto il video perché era un tuo video. Sì, però ecco, quel video lì è proprio andato malissimo, ha fatto 1600 visite in un canale che ultimamente sta andando bene, il mio sta recuperando, ha fatto molti nuovi iscritti, però evidentemente quel video lì, soprattutto nel titolo, non ha suscitato l'attenzione. Non è stato un video per cui i miei iscritti hanno ritenuto opportuno cliccarlo. Vuoi perché magari non gli interessa Tomb Raider vecchio, magari hanno già giocato Tomb Raider vecchio perché è uscito in ritardo il video, non gli interesso io che gioco ai Tomb Raider. Non lo so, però per esempio l'ultimo video, il video quello che ho fatto rimontando la live di Crash of the Titans per DS, quello è andato abbastanza bene. Quindi lì mi fa pensare che ovviamente la maggior parte di chi mi segue solo per Crash. Al punto che se io metto altri giochi non ne frega un cazzo. E questo è un problema ovviamente. Magari perché hanno visto il live, sì, può darsi l'abbiano già visto il live, però no, il live siamo in 100 se va bene, quindi boh, non lo so, probabilmente mi interessa, non si può da fare. Mi sa che la chat è dove ora, non mi dispiace? Sì, ci sta, dici di lasciarla sempre lì? Non lo so, sì, oddio, ci potrebbe essere. Peccato per l'ultima live di Tomb Raider, si vedeva malissimo, vediamo se stasera si continua, io continuerei. La gente clicca per il nome, sì. Il fatto che sul cellulare partano video in automatico nei primi secondi non rovina la percentuale guardata? Non lo so, sinceramente non lo so, ma ormai i video vengono visti, credo addirittura al 90% sul telefono. Vediamo, guarda, te lo dico subito. La percentuale che è andata sempre aumentando inevitabilmente rispetto allo schermo. Che è sta roba? Vabbè. No, stavo guardando appunto delle copertine che mi appaiono. Effettivamente ci sono copertine che ti attirano, però non lo so, boh, io non lo so, sarà che ormai sono cresciuto, non è che clicco più un video perché è la copertina che mi attira, comunque vabbè. Allora, dov'è che si deve vedere? Boh, non lo so, pubblico? Contenuti? Non lo so. C'era proprio lo specchiettino con scritto le sorgenti di traffico. Boh, non lo so. Ma voi non state vedendo, vero? Meno male. Un secondo, eccolo qua. No, non lo trovo, bisogna cercare. Visualizzazione, sorgente, non lo trovo, so che non c'è più, sorgente di traffico, sorgente, boh, non c'è più, non lo trovo, origine, no, non lo trovo. Non lo trovo, boh. Sistema operativo forse. Android. 63% Android, questo nell'ultimi 28 giorni. 63% Android, 15% Android, quindi già così siamo
63 e 15 quanto fa? Più di 80, credo. Poi 7% Windows. Quindi ormai, cioè ormai la gente che guarda YouTube da PC è il 7%, meno del 10%. Smart TV 3,5, è sempre stato poco Smart TV, però è comunque più di quant'era anni fa. PlayStation 2,6. WebOS, Smart TV, penso. Nintendo Switch 1,3%. Macintosh 1,2%. Boia, l'1,2% degli spettatori sono su Mac. Porca puttana. Wii! Cioè, ho avuto negli ultimi 28 giorni una visita da Wii. Qualcuno mi ha guardato su Wii. Nintendo Wii. Chromecast, 110 visite. Va bene, una visita da Wii. Bisogna capire chi è che mi ha guardato i video da Wii. Non lo so. Ci sono anche questo tipo di stats. C'è delle stats di qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa c'è le stats. A starci dietro ci vuole una redazione apposta per capire. Devo andare al lavoro. Ciao, Valeritis. Le differite sono sulle 1000 views. Le live ricaricate, dici? Io ti guardo da Mac. Io faccio parte della fetta del Mac. Sì, anch'io ovviamente. Però, vedi, ti fa capire che ormai la fruizione di YouTube è tramite tablet. Insomma, lo smartphone. Smartphone, tablet, comunque iOS o Android. Cioè, quanto faceva? Fa 78, 63, 15? 78%... Anzi, comunque meno, pensavo comunque più dell'80%, insomma, se il 7% ti guarda da Windows ormai è proprio... A parte che ormai proprio il mercato dei de PC è fermo, morto, vabbè, quel altro discorso. Ho visto qualcosa a PS3, ma penso lì rientri nell'app di YouTube, non lo so. L'app di Twitch su Switch crasha per niente, l'avito spesso, sì, vabbè, fa schifo l'app di Twitch. L'app di Twitch fa schifo dappertutto, quindi... Schifo anche sul telefono, quindi figuriamoci. Oh sì! No! No! Ecco. Fanculo. Invalidato la partita? Belle le storie di Twitch, sì, vabbè, storie di Twitch, non le usa nessuno, nessuno, ma giustamente, ma non è adatto Twitch alle storie, ma che metti le storie? Valevitis le userebbe, vabbè. Sono nato per volare. Entro qua al mio. Valevitis è l'unica persona al mondo a mettere le storie su Telegram. Anche le storie su Telegram non credo dureranno tanto, perché non le usa veramente nessuno. Ricordati che sono anche su WhatsApp le storie. Aia. Le storie per qualche motivo funzionano solo su Instagram. Su YouTube le hanno levate. Qualche mese fa, tipo a novembre. Non se ne è accorto nessuno che l'hanno levate, tanto che non le usava nessuno. Le storie su WhatsApp e su Da Boomer. Sì, più che altro buono. Cioè, non capisco perché metterle su WhatsApp proprio. Cioè, non è un mezzo che usi per guardare le storie. Non capisco. Cioè, non capisco proprio aver messo la funzione. Cioè, oltretutto, WhatsApp è di Facebook e Instagram è di Facebook. Cioè, è una funzione che si fa concorrenza in casa, quindi capisco.
Cioè, almeno Facebook ti rimbalza le storie di Instagram. Ma su WhatsApp? WhatsApp. No, ho sbagliato. Ho mancato due anelli. Finito tutto. Mancato due anelli al settimo giro. Porca puttana. È difficile, cazzo. È difficile. Catrock. Prossimo a chiudere thread. Sì, è vero. Già ora usa molta. C'è molta meno interazione, è vero. Ci sono su Pornhub le storie. Salve Gianchio. Snapchat in Italia io non credo sia mai decollato. Cioè, ma non credo abbia mai preso piede. Cioè, aveva preso un po' all'inizio, ma poi subito hanno messo le storie su Instagram e la gente ha detto vabbè. Però so che Snapchat è usato molto in America ancora, quindi come, cioè, considera che noi in Europa, in Italia soprattutto, usiamo tantissimo WhatsApp, ma WhatsApp in America non lo usa nessuno. In America usano tutti Messenger di iOS. Addirittura iOS. C'era stata tutta la diatriba che avevano messo i messaggi di iOS su Android perché la gente si sentiva esclusa se non vedeva la bollicina blu. Ma guarda, incredibile, delle storie allucinanti. So bene come è andata a finire, poi non mi frega un cazzo. Sameriani scemi. Vabbè, sono scemi, ma sono una fetta imponente del mercato. Fa capire quanto a volte anche una questione di cultura influisca proprio sulle abitudini della gente. Ovviamente. Cioè, per quale motivo in Europa va WhatsApp e in America no? Perché? Cioè, qual è il motivo? Boh. Bisognerebbe sapere qual è la storia. Chi lo sa? Ma io sto cercando di fare il world record. Fammi capire. Sì, sono intelligente a non usare WhatsApp, è vero, è vero. È vero, WhatsApp fa veramente schifo. Io ormai non lo uso più. Lo uso proprio il minimo indispensabile. Poi faccio tutto su Telegram. Ma da anni, veramente. Io. No! Supercarico! No! Merda! Tutto perduto. È difficilissimo. Ma mi sembra che vada anche più veloce proprio il Blue Fire. Ma porca. È inutile. Potete battermi. È inutile. C'è un bel video di Marcus Brownlee che parlava di queste cose dei messaggi. Sì, poi non so come è andata a finire. Sono stato 3 mesi in America e non ho visto un Android. Ma veramente? Ma do come va bene la live. Ma è incredibile. Io ho messo anche l'inspector della linea. C'è una linea retta così, proprio della linea. Mai andata così bene. È incredibile. Che bello. Neanche a Milano andava bene. Stavate stasera. Ci va un condor sul cavolo tra mancia.
Anch'io quando sono stato 2 anni fa nessuno usava Android. Ma è incredibile questa cosa. Incredibile. Come, cioè in America ci hanno tutti i soldi proprio. Posso andare a casa tua? Vieni, vieni. Io non lo uso, alla fine mi sono messa, ma sono mesi che non ci guardo. Uso te. Vabbè. C'era un sondaggio in America, il 70% delle persone con uno smartphone hanno iPhone. Boia. 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 Sempre detto che è un paese imbecille. Ma io? Ma io ho l'iPhone? Ma io? Ah, ho sonno. Posso fare una dormitina? Buon pomeriggio, hai risolto i problemi di connessione? Sì! Ah, un po' sulla più, non ce la fa più. Ho urlato un'ora e mezza, veramente. Il motivo dell'uso dei messaggi è semplice in realtà. Usano l'ecosistema Apple per tutto. Ma anch'io sono totalmente nell'ecosistema Apple. Le note, le foto, tutto. Ma iMessage lo uso solo per mimà. Cioè, messaggi con mimà su iMessage, perché c'è l'iPhone vecchio, anche lei. Poi io parlo solo con Telegram e WhatsApp. Telegram 90%, WhatsApp 10%. E l'Apple Watch, ecco, anche io ho l'Apple Watch. Tarte è vecchio. Mi sa che quest'anno sarà l'ultimo aggiornamento che li fanno. Non credo che WatchOS 11 vada su questo, che è il 5. Mi pare. Per far sì che prenda piede message, tutti dovrebbero entrare nell'ecosistema Apple. Sì, evidentemente da noi ce l'hanno una minoranza. iOS. È strano, perché io ne vedo tantissimi di iPhone a giro. Però si vede tanti giovani hanno tutti Android, sì. Visto i dipendenti di Naughty Dog licenziato dopo 18 anni, sì. L'acqua che bevo è infinita. Io do sorsini, l'ho aperto prima. Non è che bevo... Tanto devo un po' capire, perché io appena bevo un po' di più piscio a tutto spiano, tipo 20 volte al giorno. Io sono uno che generalmente non bevo mai. Però siccome mi sto forzando a bere, mi tengo l'acqua qui, così la vedo e la bevo. Però probabilmente io di mio metabolismo proprio c'ho come cammelli, no? C'ho una riserva idrica sempre. Poi io non ho mai sete, anche d'estate non ho mai sete, bevo sì, ma... Sì, d'estate capita da aver sete, però tipo inverno io posso stare tutto il giorno, bevo solo a pranzo e a cena, bevo un cazzo. Se bevo un po' di più subito inizio a farmela addosso, quindi boh, è normale, vabbè. Secondo me non è normale, non lo so, vabbè. Siamo nati alla parte giusta del mondo. La parte giusta del mondo è quella il più possibile lontana dalla Russia, quindi. Il mio ultimo iPhone è durato 5 anni, l'ho cambiato in estate perché si è per vetro. Io questo ce l'ho da 2 anni, spero mi duri almeno altri 20. Io in inverno l'acqua non la metto proprio in frigo. Sì, questa l'ho messa in frigo, però a me l'acqua da temperatura ambiente deve essere un pochino freschina, sennò mi sembra piscio. La parte più occidentale d'Europa, la Spagna. Ogni quanto cambi smartphone in media, quando non va più. Cioè, avevo l'iPhone 7 prima di questo che lo comprai usato, comprai l'iPhone 7 usato nel 2018. Quindi era usato da... Il 7 uscì nel 2016, quindi aveva 2 anni. Io sto ridendo a sentirti dire queste cose. Quindi 5 anni. Sì, diciamo 5 anni. Almeno 5 anni un telefono con tutto quello che l'ho costato, l'ho pagato, mi deve durare. Questo io l'ho preso nel 2022. Era l'iPhone 13 uscito qualche mese prima. 13 mini, quindi io... Per comprarlo nuovo, non lo so, io spero vada il più possibile, però va benissimo. Quando magari non è più supportato, aspetto un annetto e poi se riesco lo piglio nuovo, quindi c'è tempo. Forse ora cosa c'è ora? L'iPhone 15, quindi quest'anno esce il 16. Quindi 16 no, 17 no, perché 17... al massimo forse il 18 posso prendere. Sì, 5 anni, ma non lo so, se quando esce il 18 questo è ancora supportato, va ancora, magari ricambio la batteria,
Io me lo tengo, tra l'altro questo è il mini, presi il mini perché io ho le manine. E il mini per me è perfetto, guarda. Cioè già quello più grosso mi dà noia. Sto valutando se prendere l'Apple Watch, io non me ne sono mai pentito, anzi, mi dispiace che stia diventando vecchio perché, boh, andrà cambiato, ma che palle, non voglio spendere soldi. Non ho soldi, come fai a spenderli? Io sono un tirchio di solito. Ma come sei tirchio? Mi hai donato 150 euro e sei tirchio. Mi accontento del minimo indispensabile e non vado a cercare telefoni. No, ma allora, io ho comprato l'iPhone 13 del 2022 non perché, oh, c'ho soldi, li butto via. Ma perché c'avevo un iPhone 7 che non ne poteva più. C'era la batteria sfatta. Le foto facevano cacare. Io quando facevo una storia Instagram si vedeva che era fatta con un telefono vecchio. E anche quello a livello di immagine fa. È importante. Io l'ho presa principalmente per quello. Perché comunque mi serviva un telefono che facesse belle foto, bei video e andasse bene. E quindi questo va una meraviglia, non credo lo cambierò finché proprio non scoppia. 150 euro per te, sono una buona cosa. Ti basta un po' che briciole, lo stesso indispensabile e l'Apple Care puoi dimenticare. Bello, bello. Metti la cam su Spiro e gioca a 0DX. Hai ragione. Mi sono comprato un Motorola G84 ed è molto buono nonostante abbia pagato 230 euro. Cos'è il Motorola G84? Cos'è? Motorola G80, guarda internet, si può andare su internet. Motorola? Ah, non sapevo nemmeno la Motorola facesse più telefoni. Io Android squartato, lo tratto di merda e funziona bene. Basta, lasciamo una certa età, basta, queste stronzate. Quanta gente è andata via dopo questa stronzata? La peperonata, la pipironata! Mi fai morire, no, 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 no. Non voglio gente sulla coscienza. Guarda Piro, guarda Piro. Annunciano Spiro 4! Sai quando annunciano Spiro 4? Mai! Spiro 4 l'annunciano col coso! Col cazzo! L'annunciano Spiro 4! No, secondo me quest'anno Game Award annunciano il reboot di Crash Team Rumble. L'anno del drago, sì. È l'anno del drago. Mamma mia, l'anno delle figure di merda quest'anno. Mie, soprattutto. La cosa preoccupante è che c'è gente. C'è più gente e nessuno è andato via. Ecco, questo fa riflettere. Questa clip è profetica. Cosa ho detto? Me lo sono già ascoltato. Io dico 2000 cose. Cosa ho detto di profetica? Fanno un remake di Crash Team Rumble. Sì. Canadian Guy lì. What's up? Let's go! No, let's go e Pocketones. Cosa dice lui? Let's talk about it. Grande! Grande! Canyon Guy! Grande! Fai video se... Oh! C'è Spiro in CTR! CTR è fatto di tre lettere! Spiro più CTR sono quattro lettere! SCTR! Allora Spiro 4 è confermato come prossimo gioco in uscita! Bisogna fare una classifica dei rumor! Facciamo allora, io ho visto che Spiro c'ha un corno un po' storto in alto perché ha picchiato il muro sul muro e sicché gli si è storto il corno, vuol dire che l'ha fatto durante una scarpinata in un livello di Spiro 4 che è in sviluppo, però probabilmente è stato cancellato. Allora Spiro 4 è confermato per il 2025. Ah, basta, ma si può campare così. Enrico, è vero che tu sappia un segreto. Sotto il ponte dove c'è una nave c'è un altro anello.
Ma sotto il ponte. Ho capito, ma vedi? Non è che posso prenderlo. È messa apposta lì per non prenderlo. Ma vaffanculo, ho rovinato tutto. Rovinato tutto. Salve a tutti. Al primo giro si può prendere. Invalidato la Ranzi. Oh, respiro! Respiro quattro! Ma poi qui fuori passano le vecchiettine. Passa le vecchie che camminano. Senti là, quello lì come urla. Ci deve essere uno scemo che abita qui. Anch'io. L'amica, no? Ha ragione. Un nome da vecchia. Un nome da vecchia. Monia. Ma no, Monica. Monia e... Adele. Ha ragione Adele. Qui ci sento sempre uno che urla. Ci deve essere un ritrovo di matti. A miei tempi li rinchiudevano. Ora invece passano da piede libera. Nessuno gli dice niente. Ma l'ha sentito di quell'altro che ha ammazzato quella. Adele ha ragione. Ha ragione. No, Monia, come si chiama? Ha ragione. Ormai è tutto uno sfascello. Senti lì. Concetta non si sente. Toscana nessuno si chiama Concetta. In Toscana le vecchie si chiamano Anna, Marisa. La mia nonna si chiamava Palmira. La mia nonna, che era diminutivo di Palma. La mia nonna si chiamava Palmira. Incredibile. La gioventù di Adelaide, quella degli Aristogati. Oh sì, Adelaide. Chi era Adelaide? Era la mucca o il cavallo? Cos'era? Un cavallo? Adelaide? No, aspetta, cazzo Dio. No, era la padrona dei gatti, Adenoide. La mia nonna addolorata, Dio. Via, come si chiamano le nonne? Via, le nonne, forza. Fortunata? Genoveffa. Ah, Genoveffa. Genoveffa è gag anni 70 che ormai... Le oche, Adelaide, l'oca era Adelaide, Gwendalina Adelina, no, forse Adelina era il diminutivo di Adelaide, Iris, bello Iris, la mia si chiamava Domenica, tutte le domeniche, oh, auguri, ti farei auguri o basta, tutte le domeniche mi telefoni, basta, Giovanna Luisa, Giuseppina Lucia, Titina, diminutivo di Fortuna, Titina, diminutivo di Fortunata, Fortunatina. Mio nonno si chiama Italia, mio nonno. Mia nonna si chiama Giulia, Tina e Giulia. Ma quante nonne avete, bimbe? Nina e Maria, Nina la finta, la Santa Maria. Ma la gara... Un attimo. La gara è lì. Mamma mia, ragazzi. Oh, c'è un sasso a forma di stella, vuol dire che Spiro 4 andrà in cerca delle stelle, è la prova. Ormai è così. Mia nonna si chiama Remma, ma davvero? Qua, aspetta, qua la commara la chiamano Cumma. La commara, immagina Cumma, cosa vuol dire la commara? Cioè la signora anziana, la comara, la comare. Cumma Antonietta, ma poi qui dove? Dove sei te? Ma che è uscito pazzo, Enrico? Non ha mangiato, no, ho mangiato, ho bevuto anche acqua, ovviamente. Nonno Giovanni Antonio, il mio nonno si chiamava Livio Turini, mito. Manca mio nonno. Piera Maria, mia bisnonna Dori, la bisnonna Dori, bello però Dori. Va bene, insomma, via così. Ragazzi, nonni, teneteveli stretti. Vabbè, oddio, cioè, teneteveli stretti. No, non è che ci può fare nulla, se... però i nonni io l'ho persi che ero piccino e... Quando ero piccino non me ne rendevo conto, ma poi mancano. Sì. Cioè, ero piccino, avevo...
15 anni. Sì, ma ero grande. Io non ce l'ho più, lo so nemmeno io. E ora non ce la facciamo prendere male, su! Ormai non ho nonni, nonni. I granchi dimostrano che Spyro 4! Theodore Jax, ma che cazzo dici? Per tenerli stretti devo andare al cimitero. Quelli paterni sono morti prima che nascessi, Sì, vabbè. Succede. Ma sai, un nonno morto prima che tu nascessi non l'hai mai conosciuto, quindi non è che ti manca. Non l'hai mai conosciuto, l'hai solo sentito parlare. Però un nonno che magari ci sei affezionato, ci sei cresciuto e... non è male, insomma. Vabbè, insomma, via. Basta. Mia madre si chiama Fauna. Beh, me la fa conoscere. No. Scherzo. Oh, sono al sesto giro! Spyro 4, Spyro 6, Spyro 7! Così morì il mood del live. No. Già all'inizio c'è stato un attimo... Oh cazzo! No! Come sì? Ho detto no! Nonni Francesco e Angelo. Angelo morto quando avevo 4 anni. Questo mi chiamo Angelo. Ah, vedi. Anch'io mi chiamo Enrico perché mio. Però non mio nonno. Ma era mio bis. Martina Smeraldi è mia nonna. Poi ti immagini? Mia nonna faceva i porno quando c'era internet. Si chiamava Martina Smeraldi. È mia nonna. Adesso ha 40 anni. Perché ovviamente diventerà mamma molto presto. Bis, prozia da parte di madre. Mi chiamo Steve per mia di mio nonno Steve Jobs. Boia, bello. Mi dai un po' di miliardi, un paio di miliardi, Franzinetti, grazie, 48 mesi, grazie. Posso dire di aver frequentato la sua stessa università, di chi? Di Martina Smeraldi. Ma perché è andata anche all'università Martina Smeraldi? Cioè, non ci sono andato io, c'è andata Martina Smeraldi. Ma perché si definisce la di Martina Smeraldi? Ma basta. Ha fatto economia, ha mollato al secondo anno. Vabbè, non ci interessa, basta. Ma finisce sempre male. Lasciate, facciamo partire messaggi di mezza. Ma ormai è così. È una live pur parlé. Via, parliamo di cose serie, su. Qualcosa di serio. Proponete argomenti seri. Non troppo, però, magari. Sono nato per volare. Sei un drago, per cosa cazzo devi essere nato? Per scardare la pasta asciutta? Hai frequentato la sua stessa università e non avete mai fatto i compiti insieme. Gli sboccaponci. Si dice anche da voi gli sboccaponci. Credevo fosse una toscana. Gli sboccaponci. No, decreto legge no. Per asciugare la pasta umida, ora Pontedera è diventata la Silicon Valley italiana. Quasi. Che ne pensi di liberi uguali? Non so cosa sia. Sboccaponci, sì, sboccaponci. Andrà a vedere il salario 2, sì. Sì, penso di sì. In realtà c'è un sacco di film che devo vedere, ma... Voglio vedere Dune. Oh, sì! Dio bo! Oh, comunque mi sono un po' rotto gli oni di questa pista. Dio proprio...
per la cronaca. Mollato un anello lì. Mollato un altro anello. Madonna. Oh. Attenzione, ottavo giro. Cazzo. Oh! 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 Porca putanz. Porca. Non riesco ad andare oltre l'ottavo. Quest'anno annunciano che è 5 e Spiro 7, sì. Oggi è 15 marzo, sì. Lo rifaranno zombie visto che lo stanno facendo. E fanno la rimasta, mi pare. Madonna. Ah. Oh. Magari provaci quando sarai più nel mood. Grazie, Stono, 10 Wumpa, bentornata, ciao a tutti. Domanda se stasera sarai live, portami Tomb Raider o Tomb Raider. Io farei Tomb Raider. Vediamo se riesco a streamare, perché io sono già esausto, quindi non lo so. Vediamo, ma penso sì, da stasera ci vorrebbe. E riprovaci quando sarai nel mood. Forse una modalità poco adatta per le live, visto che richiede tanti giri consecutivi e poi non puoi distrarti. No, magari è che interessa meno vederlo in live, ovviamente. In questi giorni mi sono fuso un po' a Noritune su The Last of Us. È una droga quella modalità lì. Io non lo so perché. È proprio una droga. Non riesco veramente. Cioè, Gio, po' mia figlia. Non riesco a staccarmi. Dadobax è sparito. Come è sparito? Stanno facendo la rimasta di Tommy, sì. Ma anzi, strano, non sia ancora uscito. Ma a proposito, ma la remaster di Beyond Good and Evil, ma che fine ha fatto? L'hanno annunciata, inizio anno, fra poco è giugno. Boh, vabbè. Basta, saluto coglione. Vi apriamo un po' d'online, dai, saluto coglione. Poi c'è anche da fare la Platinum Run di Crash 2. Quante ossi c'è da fa, bimbi? Quante ossi c'è da fa? Andiamo di online, va. Ma qui mi ha dato i cosi, mi ha dato i punti. Non c'ho nulla. Andiamo online. Vediamo cosa succede online. Com'è lì il tempo? Oggi è nuvoloso. Prima pioveva. Ieri c'era un sole. Era ufficialmente il primo giorno di primavera ieri. Meraviglioso. Sono messo lì a tagliare l'erba. Godevo proprio. Fantastico. Aumentato la posizione in classifica. Sì, di sicuro, non so quanto. Andiamo a vedere. Prima ero 800.000. Somiglio un sacco a Insuccio. C'è Tini Fascio nello show. Pipipipi. No, cos'è? No. Online. 8.000. No, bisogna far meglio. 8.000, fa vedere. Ma non c'è un modo per andare direttamente alla mia posizione. 400.000. Ma almeno a 300.000 ci devo arrivare, però, dai. Almeno a 300.000. 300.000 devo arrivarci.
Non c'è cazzi proprio. Mettiamo Crash. Crash Ciccio Gamer. Vai. Devo mettere degli occhiali apposta e qui si ridire. Lo lancio su PS5 è ancora buggato. Vediamo, proviamoci. Si prova. Lost Frontier lo riplatinerai. Vediamo se c'è trofei. Io però lo voglio fare live, da cui ci voglio trarre i gameplay, quindi ci si diverte. Quest'anno torna Multiversi? Dilli di sì, Multiversi. Ma non vedo l'ora, non vedo l'ora di disinstallarlo. Guarda, Multiversi. Incredibile, loro insistono a investire su quella merda. Ma chi vuoi che ci giochi a Multiversi? Basta! I Game as a Service sono la merda, basta! Ma perché la gente non capisce le cose più ovvie? Oh, ci sono 12 giocatori, oh! Questa settimana si guadagna ben 3 euro! Dio, ma basta! Ma basta! Ma così? Anche la Warner Bros. Ha fatto Suicide Squad, fa schifo, è andato malissimo. E loro hanno detto, ok, Suicide Squad fa schifo, è andato male. Quindi noi non investiremo più in giochi AAA. Faremo solo Game as a Service. Ma sei scemo? Ma allora non hai capito niente proprio. C'è proprio scritto in fronte. Sono scemo, non capisco un cazzo. Il prossimo sviluppatore di Crash sarà la Rockstar. Sì. Se avessi il PSP sicuro avrà trofei. Ma penso anch'io ce l'avrà. Hanno messo dappertutto trofei. Linea nuova, sì, nuova di pacca. Guarda là, 6.000, sto streamando a 6.002. Harry Potter ha fatto il botto. Harry Potter, perché è un gioco fatto bene. Anche loro, cioè Harry Potter è stato straordinario. Se sa, fa schifo. No, il mercato dei videogiochi è un ambiente volatile. Noi non intendiamo investire sui videogiochi, perché potremmo buttare via del denaro e io poi con cosa me le pago le Ferrari? Allora no, allora facciamo i Game as a Service, perché quelli sono sicuramente vincenti. Ma cosa, di cosa ti devo dire? Ti levo la sedia da sotto il culo mentre ti metti a sedere, cos'altro posso fare? Edoardo fa cose, ho un talento nell'entrare sempre in momenti, immagino Edoardo fa cose, che entra e trova me, che fa giocare, bellissimo, scusa, non fa... Madonna, salve, io sono uno streamer pacatissimo, sono talmente pacato, vediamo se riesco a fare questa gag, vediamo quante ore mi ci vogliono a fare questa gag, sono talmente pacato che sono in bianco e nero. Fa ridere solo a me. Va bene. Dai che torna Disney con i videogiochi. Sì, sì, sì. Non vedo l'ora che esca Epico Sorcio ripennellato. Davvero. Sono d'accordo. Sì, sì, sì. Bene, 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 bene. Ma l'hai visto lo Zero Play? Ti è garbato poi. Sì, mi pare se ne è già parlato. Zero in 0x sta per zero soldi. Sta far bene. Non ho soldi. Sono zero. Zero il conto in banca. Top notch, Zero Play. Ah, meno male. Devo fare dell'arte, non ho voglia. Sono uno sfatiato. Andiamo, andiamo, c'è da scalare la classifica. No, in realtà non è vero che sono sfatiato, è che mi pesa quando devo lavorare come un imbecille e poi comunque è gratis, capito? Però c'è Tudev Sensei che mi paga, mi stipendia per fare video. Tudev, se vuoi mi assumi, mi paghi e io faccio i video per il mio canale, se vuoi. È bello vederti così. Ma per forza, sono stato 3 settimane che piangevo, di modo che pregavo il Corano per far venire l'omino della team a mettere il cavo. Ora me l'hanno messo, sono contento. Anche se stasera devo andare all'ospedale perché non c'ho più voce. Quindi sono contento, sono contento. No, davvero, fatemi urlare di meno. Tira, cioè, tre volte finisco la live, sono fioco. L'omino della team, sì. Sei come Toriyama che per non disegnare gli ambienti e gli scontri faceva dire ai personaggi andiamo a combattere in un luogo dove non c'è nessuno. Sì, ma Toriyama, tra l'altro, ho letto proprio ieri un'intervista che gli hanno fatto prima di morire, ovviamente. Non è che sono andati alla tomba, poraccio.
Ma tu mi è dispiaciuto tantissimo. È un'intervista che diceva, ma io, boh, sono diventato famoso per le anime, ma a me l'anime mi fa io sono mangaka, faccio fumetti, non è che voglio fare. Però mi hanno fatto fare Dragon Ball, è andato bene, ma io in realtà, con gli anime non c'entro nulla. Io ho detto, godo, perché anche a me l'anime non mi sono mai garbati. Toriyama ha inventato il Super Saiyan per non colorare più i capelli durante gli scontri. Ma veramente? Ma sono vere queste cose? Ignazio La Russa spiega il mercato, voglio rivedere la mia clip che ha comportato l'entrata di Edoardo Faccosa. Fa vedere. Il mercato dei videogiochi è un ambiente volatile. Noi non intendiamo investire sui videogiochi perché potremmo buttare via del denaro e io poi con cosa me ne pago le Ferrari? Allora no. Allora facciamo i game as a service, perché quelli sono sicuramente vincenti. Cioè, comunque ragionano così, Ragionano così, veramente. Ora Bobby Kotick vuole comprare TikTok. Ma cosa compri TikTok che c'avevi Crash sotto il culo, non sei stato buono a fare niente, vuoi comprare TikTok? Compra TikTok, così lo fai fallì anche quello e almeno ci si ne leva dalle palle anche questi reel. Oh, un balletto, facciamo i balletti, Andiamo a fare un culo in miniera, dove sei andato? A lavorare, spacca sassi con un sasso. Teste di cazzo, i reel, i balletti, il gattino, le cazzate, la nonna messa alla berlina, quello che fa finta di litigare col babbo. Ma tutte le peggio puttanate sono su TikTok, sul... Basta, momento boomer finito. Toglieteli di noi. Sì, mi toglierete tutto, ma non la libertà. Mi levi internet e peggio la libertà. Vabbè, basta. Ti giuro, pensa alle prime apparizioni di Vegeta nell'anime e lo rappresentava con capelli marroni. Ah, boia. Vabbè. Cosa pensi che gli USA non ci sarà più TikTok? Che vado in USA anch'io. Arrivo lì con la bandierina. Oh, prendetemi. Pensa alle prime apparizioni di Ma cosa vuol dire? Ma quindi Toriyama non aveva voglia di fare un cazzo? Ma non credo. Non credo che Toriyama avrebbe sfatiato cioè, ha fatto un sacco di cose. Magari Toriyama, come qualsiasi persona normale, non ha voglia di lavorare a UFO. Probabilmente è quello. La cosa peggiore è pensare che queste cose che hai detto su TikTok siano da boomer. Non ho capito. No, criticarsi era da boomer. Per me la cosa da boomer era la critica. Ma è vero che fanno cacare quelle stronzatine. Dai, devo intrattenere. Cioè, Edoardo fa cose, devo intrattenere. Se no poi dice, no, non sei abbastanza. Su, battute a tutto spiano. Ho pippato la polvere. TikTok è una delle peggiori. Non è vero, non mi bannate, per carità. Perché non c'è Sanremo, non mi possono sbannare. Sì, proprio così. Sì, infatti. Ma anche persone maschi hanno tutti la stessa fa. Vabbè, sì, quello è un altro discorso. Non sto applicando. Basta, ho rotto coglioni, basta. Facciamo un online. Non mi sto applicando. TikTok è una delle peggiori cose partite da io. Sono contento. TikTok è veramente il punto più basso dell'umanità. Proprio impossibile superare. Cosa faresti se Lara ti invitasse nella sua umile dimora? Mi porto il cambio. TikTok lo vogliono bannare dagli USA. Sì, fanno bene. Hanno detto, TikTok, siccome è cinese, hanno detto finché TikTok non viene acquisita da un'azienda americana, noi non si vorrà più. Ma di sicuro qualcuno l'acquisirà e resterà tutto come prima. Da Bellino Arcart. Sfide Wumpa. Imita il motore dell'F1 Ferrari F2024 nel re. Ma proprio quella. L'F2024. Non lo so. Come fa? Sì, come fa? Non lo so. Non ho studiato abbastanza. No, fanno queste piste. Chi è? Bandicore? Come Bandicore? Scrivi su YouTube e vedi, va bene. F1 Ferrari 2004. Ma perché proprio questo, mi chiede?
Talmente veloce che mette paura? Ah, ma è stato un modello storico? Io non me ne intendo, ragazzi, queste cose. F2003GA è spesso dimenticato. La Ferrari S2003 è spesso dimenticata. Perché se parli di Ferrari devi essere subito Emiliano? Perché? Ma che è? Cos'è? Questo campanilismo? Streamer italiano contro TikTok? Hitler no, Hitler no, Hitler no, Hitler no. Anche se... fra Hitler e TikTok non lo so, è molto indecisa. Ora mi bannano, mi bannano. Grandi monoposto guidate da... Monoposto questo, non monoposto! Cioè, veramente! Michael Schumacher, negli anni... Cioè, come se cerchi un documentario sulla Vespa è toscano, cioè ci trovi Dario Moccia e dici la Vespa, allora, già così! Non è così, non è così. Il suo dominio in Formula 1. Arrivata dopo la fantastica F2003... Fantastica, la fantastica! Va bene, va bene. Naughty Dog dovrebbe ricomprare Crash a fare il vero unico Crash 4. Ma va, ma figuri, Naughty Dog è lì che dice un vedo allora, mi riportino Crash, secondo te. Naughty Dog, io ho paura che uno di questi giorni arriva la notizia che Naughty Dog chiude, ragazzi. Voi non avete capito l'andazzo. Se chiude Naughty Dog io mi tiro... Cos'è stato? Ho sentito un suono, era il gioco? Ah, è il gioco sto suono, credo fosse un campanello. Ho preso tutto. Io ho veramente paura per Naughty Dog, eh. Spero di no, ma... Tanto non si ferma neanche la partita. Se uno di questi giorni arriva la notizia Naughty Dog chiuse, io vado sotto un ponte, poi salgo dal ponte e mi tiro sotto il ponte dove ero prima, quindi faccio anche una fatica inutile. No, vabbè, magari no, magari no, magari no. Però diciamo che ci penso. Guarda come sono bravo. Tra l'altro questa è la famosa pista dell'attacco di cuore che ebbi alle 4 del mattino. Senti che bella musica, senti che armonia di suoni. Quattro del mattino su pista cloaca. Ma vabbè, anche fuori dal tempo era di notte. No, ormai ho perso, ho cazzeggiato all'inizio. Sta parnaso, bimbi. Perché dovrebbe chiudere? No, non chiude, però. Ho paura. Cioè, questi non fanno un gioco del 2020. Hanno avuto una grande crisi con l'online di The Last of Us. Se la nuova IP di Naughty Dog dovesse andare male, non lo farà. Ma se il prossimo gioco di Naughty Dog va male, inizia a aver paura. Che ricordi quella live? Intanto abbiamo perso 20 persone. Devono annunciare qualcosa. No, di sicuro d'estate l'annuncio. Mi ci gioco la linea nuova. Summer Game Fest, Naughty Dog, ma proprio quotatissimo al 99,99% come batteri. Cioè, Tidius! Cioè, ma ti rendi conto che gli unici che giocano online a CTR sono quelli che mi seguono? Mio Dio. Io spero che... Non mi avranno sentito. Chiama la polizia. Oh, c'è un matto. Sony quest'anno deve fare un grande evento first party. Sì. Ci sono anch'io, ma Xbox su, non c'è Chris Pratt. Quindi su Xbox immagino non trovi nessuno. A questo punto del Summer Game Fest annunceranno Spyro e Crash. Guarda, allora, momento serietà. No, allora, momento serio. Bastiamo un po' la musica e iniziamo. Io non posso reggere una live di 12 ore. Allora, momento serietà. C'è stato l'addio di Toys for Bob e la preoccupazione che Activision stesse un attimo abbandonando Crash e Spyro. In realtà i social di Crash e Spyro sono ancora attivi, stanno mettendo post tuttora. Questo mi fa veramente sperare che, soprattutto di Spyro, perché sono più post di Spyro che di Crash, esattamente come prima, quindi vuol dire che stanno puntando più a Spyro.
segno che secondo me davvero c'è sviluppo Spyro 4. Non di Toys for Bob, oppure di Toys for Bob che però lo fa da esterno. Secondo me davvero d'estate può esserci l'annuncio davvero a sto punto. Vedremo, vedremo, vedremo. Immagino che arriva Neil Druckmann, si mette lì a parlare, dice sarò breve, grazie, e se ne va via. E poi casca nella botola. Sai cosa? Quasi quasi metto Prince of Persia, si gioca a Prince of Persia. Non si sa perché non hanno fatto uscire Crash Team Racing Nitro Fuel per PC. Lo so, no, non si sa. È uscito Crash Sentinel, Spyro e CTR no. Crash 4. CTR no. Sì, comunque vedi che non va. C'è sempre problemi. L'online è sempre fustigato. Facciamo una gara sulla lobby privata, se vuoi. Sì. Se vuoi, se non voglia. Sta a infilare l'amici. Sarebbe bello se Crash lo stesse sviluppando Binox. Io lo spero veramente. Solo che se Spyro non l'ho fatto Toys for Bob, chi lo fa allora? Non lo so. Poi viene fuori che magari Binox e Toys for Bob stanno facendo Crash 5, eh? Che noi si dà per scontato che arrivi Spyro, ma magari, magari no. Però qualcosa arriva, perché se no non avrebbe senso per loro investire nei social su Crash e Spyro. Cioè ha senso per spingere i giochi già usciti, però tenere un brand un minimo attivo senza avere programmi futuri, cioè io penso nemmeno Activision farebbe una roba del genere. Però sai, sono stanco, non so più già. Scusa, ma probabilmente sono bot questi, non sono... Sono bot questi qui. Cerca di non arrivare ultimo. Non so più già. Vedi, non so più prendere la scorciatoia. Qui sono bot. Sono bot, piglie bot. Piglie bot e bot. Basta, sono rotto coglioni. Intanto non è cosa propria. I fratelli Toys e Binox di nuovo insieme. Sì. Immaginate un gioco su Crash e Spyro insieme. Sì, avrebbe un suo senso, avrebbe molto senso. Un gioco fatto bene con Spyro e Crash insieme venderebbe proprio a prescindere. Secondo me, anzi... Ah, quello era proprio Tidious. Secondo me, anzi, un gioco di Crash e Spyro insieme sarebbe proprio, secondo me, l'unica cosa giustissima da fare. Per quanto Crash 5 sarebbe di più, però... Un gioco standalone di Entrance, chiamava Entrance in the Chapel? Ma perché? Non so che fa, bimbi. Crash Fusion, vabbè, Crash Fusion era fatto col culo. Era un'idea fallace proprio. A parte no, l'idea magari no, ma proprio la realizzazione faceva schifo. Ti Rumble per il meme. Vai. Una noia. Crash CTR. Sono stanco, ragazzi. Sono stanco. Un'idea fallace. Magari idea no. Però la realizzazione. Cioè, il gioco era proprio brutto. Tutte e due facevano schifo. Grande, Bobby. Se devi fare un gioco di Crash e Spyro insieme, non lo fa su GBA. Punto. E loro invece hanno fatto GBA. Potevano farlo su PS2 a quei tempi, no? No, GBA, vabbè. Poi lo fece Vicarious Vision, vero? Sì, Fusion l'ha fatta Vicarious Vision, mi pare sì. Però era fatto malissimo. Era proprio una merda. Ma si vede che era una roba che l'hanno dovuta fare in un fine settimana, proprio. Non era una roba... progetto serio. Ma perché sto mettendo questi RAM? Da piccolo i giochi di Crash GBA li adoravo, però Fusion lo trovavo brutto pure da piccolo, sì. No, Crash, i primi due erano bellini,
Crash 1 e 2 su Game Boy erano molto carini, erano decenti, era una trasposizione più che dignitosa di Crash. Ricordo anch'io, li apprezzai tanto. Ma io ho messo categoria Just Chatting. Ah no. Ah, l'ha cambiata Kalol. Ah, grande Kalol, sei un mito. Kalol, oh, Kalol è il segretario. Fantastico. Immagino loro il sabato sera riuniti uno sgabuzzino, uno sgazzabuzzo. Facciamo un gioco di Crash e Spiro su GTA. Sì, più o meno è andata così. Dai, però non va. Ma è possibile, non va. Ciao, ciao Christian Rambo. Dicevamo, cosa si fa? Si continua Tomb Raider, Ronin? È uscito? No, non è uscito. Titoli imperdibili. Titoli imperdibili. Andiamo a vedere i titoli imperdibili. Oh, sono già diversi che mi perderei volentieri. C'è più persa. Oh, offerta! Comprare! Stray, imperdibile. Questo ancora. Assassin's Creed Origins. Subnautica, One Piece. Days Gone. Doom. Crisis 2 Remastered. I puffi! Il gioino dei puffi, cos'è? Ma possibile tutti i giochi che c'ha? Cos'è che mi attira il gioino dei puffi? Missione Vilfoglia, vediamo cos'è. Fatto con Unreal Engine, anche questo, ovviamente. Mamma mia. Bellino, però. Ma sembra carino. Ma perché mi attirano questi giochi di merda? Andiamo, voglio vedere che gioco è. Voglio andare a vedere che gioco è. I puffi, Missione Vilfoglia. I puffi Veritas Vilfoglia. Oh, è uscito il video di Nacklin, quasi quasi guarda. Missione Vilfoglia, vediamo. Gameplay in italiano. So, do you think it could solve? Let's hope you let, but I want their jumping course. I can smurf that with my hands behind my back. Cioè, io ho cliccato 1080p ed è andato subito in 1080p. Slow motion serviva. Bellina la grafica. Hey there, bellina la grafica. Hi, are you still spraying? Are you still spraying? Va bene, se capite, è già di merda. E Asterix e Obelix, ma coi puffi. Oddio, un Zero Flash sui puffi sarebbe carino. Bomberman, grande, 32 euro. Il gioco della vita 2. Quindi morto, nel primo sono morti. Il gioco della vita, ma che è? Cos'è il gioco della vita? Comunque incredibile. Cioè io apro il video e parte il video subito. Incredibile, ma non lo so. Era un mese che non potevo fare sta vita. Cioè addirittura non potevo più guardare trofei perché non mi ricaricava. Ti rendi conto? Nasce come board game, il gioco della vita. Il gioco della vita. Pac-Man World. Eccolo Asterix. Io non ho mai giocato a Asterix e Obelix. I Puffy Kart. Ma cos'è? Cioè c'è più giochi di Crash che di Puffy. Meno giochi dei Puffy che di... Cioè c'è più giochi dei Puffy che di Crash. Ho preso segnali se ne è un White. Mi attacca la tua linea, vai. Tanto ormai è talmente ampia che...
on the gas. Metti un video in 8K, vediamo se... Andiamo. And this year there will be only one left. Madonna, che merda. Ma va anche a scatti. Va bene. Che schifo, veramente. Sonic... Wolfenstein, lo voglio provare, Wolfenstein. Anche Doom c'è ancora da giocare. Buonanotte. Nino Cuni. Oh! Nickelodeon Kart Racer 2, 3. Turbo di versione di prova. Quando è uscito? 2022. Ma è quel gioco di carte che si vide tempo fa? La linea sta deludendo. Ok. Sta deludendo. Madonna che merda, Madonna che merda. Madonna. The Pathless, anche questo lo vorrei giocare. Cioè, vorrei provare in realtà. C'è un botto di offerte. Oddworld. Kiwi. Bellissimo. Super Monkey Ball. Oh! Sì, Patres e bei colori. Infatti è uno dei giochi che voglio giocare dall'inizio della PS5, ma poi tanto so che non ho tempo, non ho voglia. Che Super Monkey Ball. Bellino. Io ci giocai anni fa un Super Monkey, probabilmente in un bar, sai, cabinati. Era bellino. 13 euro, cacchio. Io forse dovrei fare video su sti giochi, su sti giochini di merda. Io dovrei fare un video per ogni giochino del cazzo. Rubrica proprio giochini del cazzo. Perché hai dei cinnamon roll al posto delle orecchie? Eh? C'ho le orecchie, come tutti. Ah, lui c'ha dei cinnamon... Ah, è vero, sì. Boh. Alla Froze. Froze fa video così? Ma lui fa giochi di merda. Cioè, io dico, fa un videino, tipo gameplay, one shot. Johnny Trigger. Ci vorrebbe una redazione, però. Zipole, fa le ose in piccolo. Le ose fanno un grande e basta. Questo te lo consiglio tra più criticati. Cosa? Quelli prima? Ah, questa è l'espansione di Wolfenstein. Cioè, è il DLC di Wolfenstein. Ash. Ma c'è un botto di DJI. Ma vabbè, non ci credo, dai. Il giochino di carte delle emoji. Cioè, non abbiamo CTR su PC, ma c'è il giochino di carte delle emoji. Ma poi Iconic Brand. C'è un brand delle emoji. Poi The Iconic Brand. Ma che merda! Che merda! Ti sconsiglio Monkey Ball. Ok. C'è il film delle emoji. Ma perché le emoji hanno un copyright, le emoji? Ma che schifo! Madonna, ragazzi, come si fa? Ma come cazzo si fa? Pure farming, bello. Coastline Flight Simulator. TIE 2, attenzione, io non ho mai giocato a TIE. Cuties. Scopre delle cose, stasera. CTTR sembra anche più bello, sì. Ma fa paura. La banda del boomerang. Mamma mia. Ma qui che... Boh, magari è carino. Magari no. Cioè, Tai lo conosco, ma non ho mai giocato.
Serial Cleaner Dino Park. Tribes of Midgar, attenzione. Valhalla Saga, ma cos'è? No, vabbè. Mi interessa più, mi interessa più. Trolls, adesso? No, vabbè. Il Farming Simulator di Doraemon? Da dove è uscito? Ma chi li fa questi giochi? Doraemon Story of Season? Non c'è un video? Consigli multimediali? Cos'è? Siamo già per 3DS. C'è della roba mai vista. Pac-Man Museum? Cos'è questo? Turny Boy Commits Tax Evasion. Cioè, evasione fiscale. Ma che vuol dire? Cioè, evadi il fisco? Mercato Nero Simulator? Abe? Il mondo della matematica in VR, voi non lo vedete, meno male. Ma quanti sono? Ma non si finisce mai più, guarda là! Last Day of Jun? Jun, già? Botto di roba, veramente. Madonna, quanta paccottiglia che c'è. Te renditi conto di quanta robetta c'è? Come fa uno a emergere? Che poi più va in basso e più la roba è orribile, ovviamente. Guarda là, guarda quanto cazzo dura. Cioè, anche volendo. Cioè, un catalogo così enorme di offerte, come fai a spurciartelo tutto? No, questo è già di Vale Vitis. Dogs Donuts. Questo è già di Vale Vitis. Con pazienza e dedizione. Capito? Ma cos'è? Aiuta un adorabile puppi a mangiare le ciambelle. Ah, addirittura un puzzle game così. Zero play. Zero play su questo. Sì, siamo già per DS, permettelo, Mamma mia. Canada Brick. Madonna. Cos'è Beaver Run? Cos'è? La corsa del castoro. Ma cos'è? Ma questi sono giochi mobile. Sono giochi mobile messi su PS5, va dei trofei. No, dai, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Ma che è questa breccia? Oh, finito. Burger Brick. Avatar Full Game Bundle. Altro gioco mobile. Basta, 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 basta. Io guardo Doku Deals per gli sconti su Switch. Sì, Doku Deals lo conosco, anche PS Price. No, ma infatti io non vado mai qui sullo store a vedere le offerte perché ti ci perdi. Le offerte, guardi le prime due pagine e poi è finito. Dragon's Dogma invece un po' mi incuriosisce. Poco, pochino, pochino. Oggettivamente è notevole. You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You need only believe in your own destiny, Arisa. Of course. That begs the question. If he's a mere mummer,
Then where might our true Arisen? Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. Praise be, for only the Sovereign's guidance can lead us true. Long live the Sovereign of Reborn! Ti piace il logo della Capcom? Che domanda curiosa. Il logo della Capcom secondo me è un po' retro, bellino, storico però. Sembra una marca di caramelle più che un'azienda di software. Perché il logo di Capcom? La C di Cap non ha lo sfondino? La C di Capcom non ha lo sfondino. Vediamo, analizziamo il logo di Capcom. È vero, è vero. La C di Com non ha il buchino. Non ha il buchino nella... Nemmeno la O. Probabilmente l'hanno fatto perché era più pulito. Non lo so, effettivamente ci poteva stare il buchino. È vero. O riempivano la prima C. Boh, bisognerebbe fare un... Sì, non ci avevamo fatto caso. Bisognerebbe fare una prova su Photoshop per vedere com'è. Se l'hanno fatto così, forse c'è un motivo. Forse era brutta, con la parte bucata. Effettivamente non ci avevamo fatto caso. A me è pensato di provare Skyrim? No. No, perché se poi per sbaglio mi galba, io non esco più, quindi... Adesso i loghi sono diventati tutti bianchi e neri. Sì, sì, infatti, bene che continui così, Capcom. Questo mi garbebbe provarlo, ma a 39 euro no. The Finals. Via, io palesemente non so che fa. Non so se chiude e ricomincia stasera o se no, boh, si prova... Si continua a sto punto Prince of Persia. Ma Tomb Raider ora? Si fa Tomb Raider ora? Si va avanti a Tomb Raider? Si potrebbe andare avanti. O si gioca della storia? No, basta. Si va avanti a Tomb Raider. Perché c'è la scia là che fa lo spazio. Sì, si può darsi. Final Fantasy giocherò, sì. Sì. Il 7. Non so quando. Voglio giocare il 7 e il reperto, ma. Boh, c'è talmente tante cose. Si fa anche stasera? No, demo no. Guarda il suono alla ferra, ma basta. Se fai Tomb Raider ora stasera, che fai? Anche Tomb Raider? No, si recupera. Potrebbe fare Tomb Raider ora, tanto, mai, la linea permette, si fa Tomb Raider, solo che non l'ho detto, secondo me ci sta a farlo due volte che devi recuperare, sì, guarda il logo di Capcom per Street Fighter, quale Street Fighter? Capcom Street Fighter, ma quale? Mi devi dire un po' più specifico. Raiden un po' i Tom. Sì. È così un po'. Boh. Ultimo Street Fighter. Non mi ricordo qual è. Qual è il 6? Questo è uguale. Guarda, è uguale. È uguale. Sì, voi non lo vedete però. Basta, dai, mettiamo un po' di Tomb Raider, almeno si va avanti, così si chilla un pochino, vai. Tomb Raider 2, poi chi se la vuole recuperare se la recupera. E poi stasera si va. Grazie, Blue Trix, Jay Blue Trix. Grazie del Prime. Ti dico come spendere i miei soldi. Stasera ordinasi una bella pizza per festeggiare. Oh, ci starebbe. Magari domani, che è sabato. A parte è vero, oggi è venerdì. Domani magari. Domani pizza. Allora, fermo. Sono andato a Tomb Raider 2. Tra l'altro hanno fatto l'aggiornamento. È vero, bisogna guardare gli aggiornamenti. Hanno fissato finalmente la cosa. Come cazzo si chiama? La scala.
L'espansione di Tomb Raider 2 si fa? Vediamo. Tanto ricarichi là su YouTube e siccome la linea va bene sono super pulita, sì. Non devo nemmeno registrare a zero. Allora, si parte. Bentornati sul Tomb Raider 2, fa schifo.